possiamo andare negli spogliatoi. Sentiamo se è pronto Chiaravalle. No, ancora gli allenatori sono all'interno degli spogliatoi. Ancora non siamo pronti, grazie. E allora rimani aperto, rimani collegato Urbano e andiamo a Villa San Filippo. Sì, ce l'ha messa Matteo Marcacci, una sconfitta che brucia, anche perché il secondo tempo è stato tutto nella metà campo avversaria. No, sconfitta meritata, in virtù del primo tempo dove dovevamo entrare in campo con un altro atteggiamento. Invece non l'abbiamo fatto e lì credo che il Servigliano ha costruito la vittoria. E quindi la sconfitta giusta e dobbiamo fare meglio. Forse comunque il primo tempo il vento a favore. No, stanno attenuando, abbiamo perso giustamente. Dopo i ragazzi sono stati bravi a reagire, però bisogna dar merito a noi, ci è stato dato merito quando abbiamo vinto per gli avversari, bisogna fare complimenti. Anche assente però, No, non ci abbiamo alibi, noi abbiamo un organico che le assenze non contano, dobbiamo far meglio, non l'abbiamo fatto. Grazie a Matteo Marcaccio e andiamo da mister Di Stefano che ovviamente è felice per la vittoria. Mister Di Stefano, eccolo qua, mister, una vittoria non salutare di più. Ciao, buonasera a tutti, una vittoria meritata, cioè ragazzi hanno lavorato tantissimo, una vittoria che conta triplo, perché penso che qui a San Giusto poche squadre faranno punti, quindi per noi è una vittoria d'oro. E quindi vanno i problemi dei ragazzi che l'hanno interpretato nel modo giusto, non saremmo stati belli da vedere, però sì, il primo tempo forse sì, aiutati anche dal vento che ci ha dato una mano, magari riuscivamo a uscire meglio, magari la forza noi la conosciamo, è stato un tempo di sofferenza, siamo stati bravi, memori della lezione di domenica 2-0, siamo fatti riprendere, siamo stati molto più bravi domenica. Diciamo pure mister che il vento ha condizionato la partita soprattutto anche nel secondo, anche perché era difficile uscire anche per voi. Sì, sicuramente ha condizionato la partita, noi siamo stati fortunati anche per le caratteristiche nostre, abbiamo un buon contropiedista a Castellano e magari il vento l'ha aiutato, magari loro giocano più palla a terra, giocano più manovrato. Castellano è bravo di sé. Castellano in questa categoria secondo me fa la differenza, senza dubbio. Grazie a mister Di Stefano, linea definitivamente allo studio. Grazie a Enrico Urbano. Ancora niente. Niente e allora Pollenza. Sì, prendiamo qui la linea qui da Pollenza, ricordiamo la vittoria del Monte Minore Pollenza per 2-0 sulla Montelupunese. Abbiamo il presidente del Monte Minore Pollenza, Mariangeli Giuseppino, un'amnesia momentanea. Diciamo una bella vittoria e era fondamentale oggi vincere per la classifica. Sì, buonasera a tutti. Ma sì, vittoria fondamentale perché sono 3 punti che ci permettono di agganciare la Pianese e di staccare la quintultima. Complimenti alla squadra, al mister che grossa prestazione fin dal primo minuto, concentrati, lo spirito giusto, una squadra che si è aiutata in campo, quindi abbiamo fatto bene, a cospetto poi di una squadra come Montelupone, che è una squadra esperta. Abbiamo soffrire in più occasioni, però 2-0 è un risultato che ci sta e per noi sono 3 punti fondamentali. Bene, ringraziamo il presidente Mariangeli Giuseppino, purtroppo da parte della Montelupone il mister è sotto la doccia e quindi non può venire alle interviste, anzi ha declinato proprio l'intervista e quindi direi di chiudere qui da Pollenza, Fabio. Bene, grazie, allora a noi tutto ciò dispiace, però sentiamo Gallo Di Petriano. Sì, io con me Roberto Lanzi, allenatore dell'Aliaresina, una partita sembra all'attacco e poi una sconfitta con un tiro solo. Sì, purtroppo è andato così, l'unico tiro diciamo nel primo tempo perlomeno, quando, perché poi qualcosa hanno fatto loro nel finale, ma nel primo tempo insomma, e fin quando insomma le squadre erano in equilibrio insomma hanno fatto solo quello, purtroppo è andata così. È vero che non abbiamo fatto la nostra migliore partita, specialmente in zona offensiva dove ci è mancato un po' sempre quel guizzo vincente, l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro in porta, eravamo un pochino troppo leziosi in aria, in queste partite invece bisogna far gol con più cattiveria e con più attenzione, questo è vero, però siamo stati anche un po' sfortunati e puniti troppo dall'unico tiro della squadra avversaria. Ecco, nel finale hai provato a cambiare le carte con qualche sostituzione, si è visto qualcosina in più, ma vi siete fermati al limite dell'area.
Sì, purtroppo soltanto tanta confusione, perché oggi la posta in palio era davvero alta, non abbiamo fatto la nostra solita partita di fraseggio, avevamo un po' tutti paura di tenere la palla, quindi a quel punto eravamo partiti anche così dall'inizio, quindi ho deciso di cambiare un po', di inserire più attaccanti possibili per riempire sempre di più l'area dei rigori loro, cercando di magari creare dei gol su dei lanci lunghi, su dei traversoni che arrivavano dalle fasce. Purtroppo però così non è stato, loro sono stati bravi a contenerci e poi è andata così come avete visto. Grazie a Roberto Lattanzi, allenatore dell'Arezzo. Per il momento ti restituisco la linea, Fabio. Wendy, vieni con me. Dove, Peter Pan? In un posto buonissimo. Oltre 600 prodotti surgelati tra carne, pesce, verdure, piatti pronti, gelati, dolci, pizza. 100 prodotti tipici locali non surgelati e novità. Banco caldo con prodotti di gastronomia cotti. Un'isola di gusto, tutta da esplorare. Forza! Si vola da Ghiaccio Bollente. L'isola che non c'era, ora c'è. Super offerta pasquale da Ghiaccio Bollente. Sconti fino al 50%. Inoltre, fai attenzione all'importo della tua spesa. Riceverai in omaggio, con 30 euro, una parannanza. Con 50, una bottiglia di vino fino al 20 marzo. Dal 21 marzo, un uovo di Pasqua. Con 75 euro, un litro di olio di oliva. Super offerta pasquale da Ghiaccio Bollente. Radio C1, in blu. Sentiamo Chiaravalle. Sì, siamo con Gianmarco Malavenda. Dicevamo, a microfoni spenti, Gianmarco, un primo tempo sottotono, poi una ripresa alla pari con il Torrentino, ma non è bastato. No, non è bastato perché, ecco, come diceva lei, quando regali un tempo così e giochi a sprazzi, non puoi pretendere fare risultato. Sicuramente eravamo un po' sottotono rispetto alle ultime partite, e questo la colpa è mia, ma assumo tutte le responsabilità. Mister, bisognerà cercare subito di ripartire da martedì, perché sabato andiamo a Porto d'Ascoli, sarà un altro bel impegno e va bene così, andiamo per fare il risultato perché dobbiamo migliorarci e insomma credere di più in quello che facciamo, ecco. Decisivo l'incontro col Porto d'Ascoli per la griglia playoff, mister. Ma sono tutte decisive, ormai sono rimaste 5 partite, sicuramente il Porto d'Ascoli è una squadra con noi nella zona alta della classifica, quindi è una partita importante, però come tutte le altre, ecco. Grazie, in bocca al lupo a Gianmarco Malavenda. Mister Possanzini ce l'ha rubato, ecco, no, ce lo concede la televisione, ce lo concede Matteo Possanzini. Dicevamo, un primo tempo da manuale del calcio per quanto riguarda il Tolentino, un secondo tempo più di sofferenza, ma due gol stupendi, uno di Adami, il secondo contropiede da manuale di Mongello e partita in cassetto. Sì, sì, diciamo che il secondo tempo abbiamo cominciato a portare a casa il risultato, che sviluppare il nostro gioco, però c'era anche di fronte un avversario forte, un campo ancora difficile avere continuità di gioco visto le condizioni. Però penso faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita, una grande squadra, e penso che qua si deve fare la persona Civitanova, quindi questo da lì va a portare del nostro risultato. Anche oggi 4 fuori quota, 2,99 in campo fin dall'inizio, 4 in panchina. Vabbè, è una fortuna rispetto ai miei colleghi, perché giovani bravi, non è una questione di andare o non andare, è una questione di avere giocatori bravi. Poi la fortuna di allenare in una società dove sotto c'è un grande lavoro, e quindi mi preparavo ragazzi pronti che sono pronti per giocare dei grandi, quindi un ringraziamento è sicuramente a tutti i tecnici che lavorano dietro di me e lavoro alla società che mi fornisce continuamente dei giovani bravi. Adesso è alla portata il Fabriano, che sembra aver rallentato vistosamente. Sì, sì, la classifica dice questo, però non devo pensare di partire in partita. E domenica abbiamo un incontro in casa in cui dobbiamo sicuramente capitalizzare i 3 punti di oggi. C'è stata la Orsi in Italia che sarà ricerca di punti di salvezza, quindi dobbiamo pensare alla prossima. Convinti che sicuramente questo risultato ci dà un grande vantaggio per poter disputare i playoff. Bene, ringraziamo Matteo Possanzini, in bocca al lupo a lui. Grazie. E al Tolentino. È tutto da Chiaravalle, 2-0 del Tolentino sulla Biagio Nazzaro. È tutto, la linea che può ritornare allo studio. Monte Giorgio. Sì, abbiamo il nostro ospite, il mister Gianluca Fenucci, a commentare questo pareggio casalingo del Monte Giorgio con il Trodica.
Ma no, mi dispiace perché non abbiamo avuto gli episodi a favore, poi la partita è stata equilibrata, Prodica secondo me è forte, però noi abbiamo concesso poco, i ragazzi sono stati bravi in larga parte, poi secondo me il gol di Bracciotti era regolare, tutti mi dicono così, ce n'erano tre o quattro proprio dietro il guardialine che si stavano scaldando e mi hanno detto che era regolarissimo. Abbiamo preso una traversa, abbiamo concesso poco, mi dispiace perché avremmo voluto vincere tutti, però adesso bisogna essere anche un po' concreti, bisogna, è chiaro che noi dobbiamo provare a vincerne una perché tre punti sono importanti, però bisogna essere sereni e capire che i giochi non si finiscono neanche domenica, insomma, quindi ci vorrà un attimo di tempo in più. Guardiamo il campionato con serenità perché del resto stiamo facendo quello che c'era stato chiesto. Ultima cosa, mister, una curiosità, Albanesi e Rucci erano utilizzabili, problema fisico o scelta tecnica? No, Albanesi non stava bene e non poteva giocare. Ruzier, secondo me, nelle ultime partite l'avevo visto un po' appannato, oggi ho voluto scegliere altri, non è una punizione per nessuno, mi piacerebbe che tutti però facessero sempre il massimo e ascoltassero bene quello che l'allenatore dice, perché alla fine siamo tutti sulla stessa barca e bisogna remare tutti dalla stessa parte. Ho ragazzi bravi perché sono bravi, però non è che abbiano una grandissima esperienza, quindi se c'è un allenatore abbastanza esperto, a parte le capacità tecniche, penso che può dare un contributo e io voglio dar questo ai miei giocatori, non è che voglio punire o premiare qualcuno. Benissimo, ringraziamo il mister Gianluca Fenucci, come sempre preciso e puntuale nelle sue dissertazioni tecniche. In attesa di intervistare anche il mister Mobili, diamo la linea a te Fabio, a fra poco, grazie. E allora benissimo, puoi restare aperto, noi andiamo da Marcello Temperi. Sì, ho come Pierangelo Fulgini, allenatore dell'Atletico Gallo Colbordolo, una vittoria con tanta sofferenza. Sì, una vittoria con tanta sofferenza, non poteva essere altro sia per noi che per loro, perché era una partita che veramente poteva variare la stagione, visto la posizione in classifica delle squadre. Non è mancata neanche, come alla fine, tanta tensione, come alle volte capita in queste partite. È normale, poi deve essere bravo un attimino il contorno anche l'arbitro, in alcuni episodi purtroppo ha fatto innervosire un pochino la mia squadra per delle decisioni, anche un fuorigioco di 5 metri buono alla palla che poteva mandarci sul 2-0 e finire con meno ansia la partita, ecco, ha innervosito un po' tutta l'ambiente. E in parte così bisogna essere bravi a prendere decisioni, se non dico un fuorigioco di un metro, ma quando è così evidente non si possono fare errori così gravi in partite dove la tensione è alta e ti giochi in campionato. Comunque è brava la mia squadra che ha portato in porto questa vittoria importante, fondamentale per l'obiettivo nostro. Con l'obiettivo importante hai sostituito alcuni giocatori per dare forze fresche, ma probabilmente non ha dato quello che pensava, che speravi. Beh, pensavo di chiudere con queste nuove forze fresche, però queste nuove forze fresche, tra virgolette, erano giocatori che erano un po' acciaccati, quindi hanno dato più che altro, hanno tolto dei minuti a dei giocatori che erano un pochino stanchi, tipo Virgili che è stato sostituito, che rientrava da una squalifica, quindi anche lui non aveva in pieno i 90 minuti, l'ha sostituito Zandri che viene da un infortunio di un mese, quindi anche lui non stava bene, Calvarese non stava bene fisicamente, quindi ha fatto i suoi 20 minuti, quarto d'ora, ecco, non erano forze fresche al 100% in palla, però siamo stati bravi a portare in porto questa partita che, ripeto, è di fondamentale importanza per il nostro obiettivo, come lo era per l'Elvia Regina, quindi non era una partita facile, per il fatto che l'abbiamo spuntata vuol dire che siamo stati molto più bravi sia sotto il profilo, che siamo riusciti a far gol e avere anche altre occasioni, abbiamo preso la traversa, abbiamo creato tanto, e sia anche perché non abbiamo preso, quindi abbiamo portato con forza questa vittoria e quindi siamo stati sicuramente più bravi degli avversari. Grazie a Pierangelo Fulcini, allenatore dell'Atletico Gallo Colbordolo, da Gallo di Bettino. Grazie Temperi, andiamo allo Scarfiotti. Sì Fabio, per il momento c'è solo Matteo Livello delle Chiesanova, 1-0-0, sicuramente oggi le Chiesanova ha fatto una buona partita, cioè si poteva provare per fare questo colpaccio, 1-0-0 però meritato su un campo difficile, visto anche gli altri risultati, sicuramente un punto però che fa un po' di morale e classifica, perché fare risultato a Potenza Picena non è mai semplice.
Sì, buonasera. Sì, sicuramente per noi è stato un grande risultato perché i punti qui le squadre ne hanno raccolti davvero pochi. È stata una partita sinceramente un po' bruttina perché non ci sono stati praticamente di rimposta né dalla parte nostra né da parte loro. E tutto sommato noi alla fine ci prendiamo questo punto che per noi è oro colato. Loro sì, forse negli ultimi minuti hanno visto che noi continuavamo a premere, avevamo fatto una buona pressione e si sono accontentati anche loro e abbiamo finito 0-0. Per adesso Fabio non c'è nessuno, penso che dallo Scarfiatti è tutto, 0-0 per tra Chiesanova e Potenza Picena in linea a Tiero Studio. Spot 8.0, il mondo delle sneakers a Sforza Costa, Macerata. 8.0 sneakers. Al ristorante chiedi quota 311, il verdicchio dei castelli di Iesi. 311, la quota giusta per stupire i tuoi sensi. Radio C1, in blu. Spot. Wendy, vieni con me. Dove, Peter Pan? In un posto buonissimo. Oltre 600 prodotti surgelati tra carne, pesce, verdure, piatti pronti, gelati, dolci, pizza. 100 prodotti tipici locali non surgelati e novità. Banco caldo con prodotti di gastronomia e cotti. Un'isola di gusto, tutta da esplorare. Forza, si vola da Ghiaccio Bollente. L'isola che non c'era, ora c'è. Super offerta pasquale da Ghiaccio Bollente. Sconti fino al 50%. Inoltre, fai attenzione all'importo della tua spesa. Riceverai in omaggio, con 30 euro, una parannanza. Con 50, una bottiglia di vino fino al 20 marzo. Dal 21 marzo, un uovo di Pasqua. Con 75 euro, un litro di olio di oliva. Super offerta pasquale da Ghiaccio Bollente. Radio C1, in blu. Allora, chiudiamo il cerchio con Monte Giorgio e poi andremo a Grotta a Mare. Monte Giorgio. Sì, per commentare con mister Mobili questo punto importante della sua squadra colto in un campo sempre difficile come Monte Giorgio, mister. Sì, sì, siamo soddisfatti del punto, della prestazione, del punto fino a un certo punto, scusa il gioco di parola, però solo perché pur rispettando molto Monte Giorgio dovevamo cercare di vincere la partita, è stata una partita equilibrata, forse secondo me abbiamo fatto un pochettino di più, però non ci è bastato per portarlo a casa e adesso cercheremo di farlo domenica perché a questo punto passava un'altra giornata e dobbiamo cercare di fare tre punti. Il punto, anche se buono, fatto contro una buonissima squadra, non ci soddisfa. Aveva delle assenze importanti oggi, mi sembra, vero? Alessandrini, dell'Aquila, qualche altro anche. Sì, sì, ma ripeto, io non mi piace parlare di assenze, ne abbiamo molte, staremo qui a parlare a lungo, però ripeto, non siamo gente che ci pingiamo addosso, l'abbiamo sempre detto, penso che anche loro avevano le assenze, che avevano posto in campo, quindi è inutile parlare di assenze, è inutile parlare dei giovani, che oggi abbiamo avuto tanti, però io penso che i giovani devono essere trattati come gli altri e non sbandierarli tanto, ma dargli supporto e basta, soltanto questo, poi 98, 99, questo cambia poco per quello che penso io. Ringraziamo il ministro Immobili che facciamo i nostri in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Noi possiamo solamente riepilogare quello che è successo al Tamburini 0-0 e per quanto visto in campo il Monte Giorgio avrebbe sicuramente meritato di più, 3 o 4 occasioni da gol nitide, una traversa, un salvataggio sulla linea che forse era gol ma da verificare nelle immagini televisive, poi un'azione fermata in fuorigioco sospetto di Bracciotti che aveva poi segnato, mentre il Trodica si è proposto solamente in contropiede sulle fasi finali con un calcio d'angolo alla fine con una conclusione di Donzelli. Dunque gare equilibrata e non bella, con il punto che tutto sommato serve per entrambe le formazioni per conseguire questa salvezza che sta diventando per il Trodica una chimera e per il Monte Giorgio una cosa che era scontata fino a un mese fa e che invece adesso bisognerà conquistare con tutte le energie. Per oggi è tutto qui al Tamburini, ripartiamo ancora al finale, Monte Giorgio e Trodica 0-0, linea allo studio. Grazie e Grotta a Mare. Caduta la linea con Grotta a Mare, ora cercheremo di ripristinare immediatamente il collegamento, soltanto qualche secondo di pubblicità. Spot. Una casa di stile ha bisogno di tantissime idee e soluzioni. Pascià, a partire dal 13 febbraio, ha tutte le soluzioni per voi. Pascià è fuori tutto, con sconti dal 20 al 70% su tendaggi, trapuntine, pigiami e altri 1000 articoli. Pascià, nei punti vendita di Muccia, Centro Commerciale Maddalena, a Matelica, Piediripa e Iesi. Pascià è fuori tutto, con sconti dal 20 al 70%. Pascià, per una casa bellissima. Radio C1, in blu. E allora Pirani di Grotta a Mare.
Sì, stavamo parlando con mister Ribichini, nel primo tempo sotto di un gol l'espulsione ha complicato di molto questa partita. Buonasera a tutti, un primo tempo difficile, importante state due situazioni che abbiamo subito, due Eurogol, e importante è stata l'espulsione di Prosmans. Ringrazio tutti i giocatori per la prestazione, ancora non è finita, sono rimaste 5 partite, 15 punti, la matematica non ci dà condannati, siamo bravi a rialzarci e lotteremo fino in fondo. Ringraziamo mister Ribichini, abbiamo qui mister Bagnoni, allora mister, 11° risultato consecutivo, 12° doveva essere vittoria, è stata, si avvicina a grandi passi la zona della salvezza. No, vittoria è stata, ma attraverso la prestazione questa è una cosa più importante. Adesso ci si aprono nuovi orizzonti, è uno stimolo per andare avanti, i ragazzi meritano questo ed altro perché danno tutto durante la settimana, poi la domenica se sono in campo, fanno tutto quello che magari gli chiedo, quindi il merito è loro e li ringrazio per tutto quello che fanno in campo. D'accordo che gol subito nei primi minuti e l'espulsione hanno incanalato bene la partita? Sì, sicuramente, però si è visto subito il piglio della mia squadra e forse i punti che ci saranno alla classifica forse si sono visti poi a livello tecnico. Comunque il Corigliano ha giocato la sua partita con elementi importanti a livello tecnico, fatta male, è stato deciso a fare sua la gara e voleva vincere, ha vinto e facendo anche una grande prestazione. 12 partite fa si parlava di zona play-out, adesso a un punto a zona play-off, una grande gratificazione in questo lavoro in questi mesi. Ah, sicuramente, ma non è venuto a caso, è venuto, ti ho detto, col lavoro dello staff, dei giocatori che hanno dato tutto, ti ho detto, durante la settimana abbiamo provato, riprovato, meritano di stare in questa situazione perché nel calcio non vengono mai le cose per caso, sono venuti perché c'è stato sacrificio, voglia di fare, abnegazione e sofferenza, sacrificio e sofferenza. Adesso però non dobbiamo mollare perché il calcio è imprevedibile, vedi Fabiano Cerreto, 7 vittorie di fila, ha fatto 3 sconfitte consecutive, non dobbiamo cullarci sui 12 risultati utili consecutivi. Ringraziamo mister Bagnoni, ripetiamo il risultato, Grotta a Mare 2, Corridoni a 0, le reti al 7° di Travaglini e al 45° di De Cesare. Con questo chiudiamo la linea, ve la restituiamo, a voi.